Buongiorno, Gilda TV ad Amantea, per seguire i lavori dell'Assemblea Nazionale, alla quale stanno partecipando tutti i delegati della Gilda venuti dalle province d'Italia per discutere della situazione della scuola. Siamo qui con Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, con il quale vorremmo ora ricordare il professore universitario Giorgio Israel, scomparso nella notte di giovedì 24 settembre. Professore che ha partecipato a diversi convegni della Gilda e alle interviste di Gilda TV. Sono molto dispiaciuto da quello che è successo, ne è dispiaciuto a tutta l'associazione, abbiamo ricordato il professor Israel anche in Assemblea Nazionale, perché oltre ad aver partecipato, come ha detto, a molti nostri convegni, era soprattutto una voce critica nell'ambito della scuola, perché se ne è occupato moltissimo, e è uno dei pochi che per coerenza si è dimesso quando è stato nominato sottosegretario in un governo, lo voglio ricordare. Era uno che difendeva la qualità della professione docente, che si opponeva alla burocratizzazione, che si opponeva a un certo pedagogismo imperante, quindi era una persona per noi molto importante. Ci spiace moltissimo che sia venuto a mancare e faccio anche le condoglianze alla famiglia attraverso questo mezzo. Per quanto riguarda la questione dei 500 euro in busta paga ai docenti, nel suo ultimo comunicato lei è stato molto duro. Perché? Ma perché, come al solito, in Italia si fanno le cose più per ottenere una visione propagandistica che un effetto reale. Inoltre si vanno molto spesso a complicare le cose e a rendere più difficile la vita nelle scuole. Beh, questo è il motivo fondamentale. A questo proposito direi che non ci siamo perché non è questo il modo di andare incontro alle giuste esigenze di aggiornamento degli insegnanti. Questi 500 euro sono destinati soltanto ai docenti di ruolo e i precari? È un'assoluta ingiustizia perché va contro addirittura le norme europee che dicono che non si debbono discriminare i docenti non di ruolo rispetto a quelli di ruolo. Non solo, i docenti precari sono quelli che più degli altri avrebbero bisogno di aggiornarsi per partecipare a concorsi, abilitazioni, e quindi trovo particolarmente ingiusto che questo beneficio non sia esteso anche a loro. La Gilda ha una proposta alternativa? Beh sì, da anni l'abbiamo proposta, tra l'altro eviterebbe quello che chiamerei l'ufficio complicazione affari semplici, cioè la moltiplicazione di scontrini, di carte e di burocrazia nella scuola. Bastava semplicemente accettare la nostra proposta, che era quella che gli insegnanti potessero dedurre fiscalmente tutte le spese sostenute per l'aggiornamento e l'aumento della propria cultura. Faccio un esempio semplice: se avessero detto che si potevano dedurre le spese fino a 1000 euro, il risultato di spesa sarebbe stato identico, calcolando che un'aliquota del 25-30%, ecco, su 1000 euro uno che deduce 500 euro di spesa, cioè esattamente la stessa cosa, senza tutta questa trafila di card, di scontrini, di scuole che tengono i conti e così via. E poi c'è la questione del contratto, fermo al 2008 e firmato nel 2009. A che punto siamo? Beh, siamo al punto che c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti. Il governo ha fatto degli annunci di voler aprire i contratti, però la cosa è molto complicata, perché se non c'è uno stanziamento per retribuire gli insegnanti, ristorarli della grande perdita che hanno avuto in questi 7 lunghi anni di blocco dei contratti, e andiamo a parlare di cosa? Magari con un governo che tenterà di risparmiare ancora e dirà magari vi do qualche soldo in più se lavorate più ore, quindi alla fine ci guadagno sempre io. Penso che se questa fosse la strada, la via del nuovo contratto sarà molto molto dura. Un'ultima domanda: quali risultati ha ottenuto il sindacato dopo mesi di lotte? Lei si riferisce alla legge 107, la cosiddetta buona scuola. Sicuramente dovremo ancora lottare perché ci sono delle cose inaccettabili, anche incostituzionali, come cito solo una per il poco tempo che abbiamo, come quella dell'assunzione diretta. Però voglio anche dire che la lunghissima lotta che abbiamo condotto da settembre, rivolgendoci anche spesso all'opinione pubblica, dei risultati importanti li ha dati. Voglio ricordare semplicemente che nella prima versione di questa proposta di legge addirittura il dirigente scolastico diventava il responsabile
della didattica. Così non è, è stata riconfermata la competenza degli organi collegiali ed è stata soprattutto confermata la libertà di insegnamento. Non solo, la prima proposta, voglio ricordarlo, prevedeva l'abolizione degli scatti di anzianità sostituiti dai cosiddetti scatti di merito. Abbiamo conservato gli scatti, è un risultato di non poco conto. Ringraziamo il coordinatore, da Mantè è tutto, Clara Ciccioni, arrivederci a presto.